noi con i nostri peccati, Signore. Perdona, Signore. Benedici, Signore, questa partita, Padre, che ogni cosa sia fatta per la tua gloria. Amen. Nel nome di Gesù, che sia sempre lodato e benedetto in te. Amen. Buona partita. Bocca al lupo. D'accordo. Sera Stavolta di Capomonte, il Mondo di Tomaio 7 edizione, seconda giornata che Gesù batte Sinalo a 3-0, migliore in campo, Mattia Casola, consegniamo la medaglia, complimenti, accompagnato Mattia, da buona. Matti, primo tempo ottimo, avete giocato molto molto bene, siete andati anche 5-0, nella guisa subito 3-0, poi siete un po' calati, gli avversari hanno fatto un po' soffrire, tu hai fatto delle parate eccezionali. Però ottima prestazione, da rivedere solo gli ultimi 10-15 minuti del secondo tempo. Vabbè, gli ultimi 10-15 minuti ci sta un po' di calo fisico, di concentrazione, però dai, è una partita importante, mi portano questi 3 punti a casa. Per le parate sto là per questo, non la faccio io, purtroppo non fa nessuno. No, ti ripeto, bellissima partita anche ragazzi avversari, ottima squadra. Sì, bellissima partita. Complimenti a tutte e due le squadre. Vedo un gioco diverso, più possesso palla, più per 1-2, per 3. Sì, quest'anno c'è un nuovo acquisto, il nostro mister che ci dà molti consigli su come muoverci in campo, su non buttare mai la palla, perché al 5 diciamo buttare la palla significa poi tornare indietro e essere schiacciati nella nostra porta. Quindi è meglio tenere la palla, scaricare e cercare di fare più tutti possibile. Va bene ragazzi, volevo Gianni, perché tu volevi dire qualcosa? Sì, voglio ringraziare i miei fratelli per come mi hanno accolto in questa squadra e dedico questa vittoria a mio suocero, che non c'è più. Dediamo questa vittoria al Signore e alla zia Emanuele Staiano, il nostro amico, la nostra sorella qui, che è la nostra sorella che purtroppo è andata con il Signore, però sappiamo che sta in buone mani. E ringraziamo i nostri sponsor che sono qua e anche dietro. E anche dietro. Un'ottima partita, buonasera. Complimenti ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.